Interessante la sfida dell'uscita, Crotone in salute, Virtus a caccia del colpaccio in trasferta che si guarda alle spalle cercando punti salvezza, ma col treno playoff ancora alla portata. Ovvio che a 7 giornate dalla fine della stagione regolare sarà vietato sbagliare se certe ambizioni le si vogliono ancora cullare. I calabresi di Massimo Drago sono a ridosso della zona calda della classifica, ma nel girone di ritorno hanno macinato, facendo del fattore casalingo un punto di forza. Nelle ultime 6 partite hanno collezionato 3 vittorie e 3 pareggi per un bottino di 12 punti. Non perdono da quasi 2 mesi, quando fu il Pescara a mettere in tasca il successo. Sponda Crotone, parola a Massimo Drago. Ma una squadra che ha una propria identità, una squadra ben allenata, una squadra dove ha nel gruppo storico un ruolo rilevante. Quindi sicuramente attaccanti bravi. Che assomiglia in tante cose assomiglia al Crotone, quindi sicuramente una squadra difficile da affrontare, però noi sappiamo che stiamo attraversando un buon momento, abbiamo una buona condizione e quindi ce la possiamo giocare con tutti. Ben 14 precedenti tra le due squadre, con 2 vittorie dei rossoneri, 5 pareggi e 7 successi dei calabresi. Decisamente sfavorevole per il Lanciano il conto all'uscita, con una sola vittoria, 4 sconfitte sul groppone e 2 segni X. Gaetano Vastola è pronto alla sfida. Sarà una partita molto difficile perché, se ben ricordo, il Crotone sono 4 partite che non perde in casa, ha sempre vinto con squadre tipo Livorno, Spezia, vittoria importante. Sappiamo che sarà una partita tosta, una partita che entrambe le squadre ha bisogno di punti per la salvezza, perché qui alla fine sia noi che il Crotone vogliono punti per stare tranquilli. Sarà una partita tosta, come ti ho detto, e niente, noi siamo pronti per fare questa guerra. Capitolo formazione, Grosso e Turchi gli assenti per la Virtus, con Paghera che figura tra i convocati. Nel 4-3-3 tra i pali ci sarà Nicolas in difesa, Trest e Aquilanti al centro, Mammarella e Conti sono i terzini. A centrocampo Bacinovic, con a fianco Vastola e Di Cecco. Il tridente d'attacco sarà composto da Piccolo, Monachello e uno tra Gatto e Tiam. Direttore di gara dell'incontro, Manganiello di Pinerolo. Fischio d'inizio, ore 15.